Ci trasferiamo ora nelle Marche. È interessante questo spazio perché vediamo di come le Marche a Live Wine si presentino con un consorzio. Ci spieghi meglio questo consorzio Terroir Marche? Sì, dunque, questo consorzio è nato alcuni anni fa dalla volontà di un gruppo di aziende biologiche, qui siamo in 11, in realtà siamo già 13, di unirsi per lavorare insieme sul tema della viticoltura biologica e biodinamica e sulle questioni ambientali. Infatti, come potete vedere, insomma, siamo molto attivi anche su temi di attualità, quale quello del referendum imminente sulle trivellazioni. Sono aziende diverse che, insomma, sono distribuite su tutta la superficie regionale, aziende della provincia di Ancona, aziende del Piceno, abbiamo un'azienda Valturio della zona del nord delle Marche, tutte aziende biologiche di dimensioni variabili, comunque medio-piccole, e tutte aziende che cercano di portare avanti un discorso produttivo con un occhio, insomma, sulla sostenibilità dei processi di produzione e anche di distribuzione. E da un anno circa abbiamo deciso di stare insieme anche durante le fiere, proprio perché ci interpretiamo come collettivo e quindi vorremmo che l'identità di questa viticoltura marchigiana di qualità venisse espressa anche a livello commerciale in maniera unitaria. Quindi c'è molta unione, l'unione fa la forza in questo caso. Siamo, beh, prima di tutto, tutti amici. Diciamo, l'idea del consorzio è nata da una decisione di un piccolo gruppo. Ci stiamo allargando, stiamo crescendo e quindi, insomma, è un confronto continuo sia sugli aspetti produttivi che sugli aspetti proprio più legati alla commercializzazione dei vini. L'idea di fare Live Wine insieme, abbiamo iniziato con un'altra fiera nei mesi scorsi, è proprio perché ci piace l'idea di far vedere che nelle Marche i piccoli produttori biologici sono in grado di lavorare non interpretandosi in maniera concorrenziale ma in maniera solidale, e quindi questa è la nostra esperienza. Grazie.